1100 metri di pietra lavica etnea per il nuovo cordolo in via Caracciolo che separa la pista ciclabile dalla carreggiata destinata alle auto. La prima pietra è stata posata questa mattina. Saranno due i tratti interessati, con l'eccezione della sezione già pedonalizzata in corrispondenza con Viale Dorn. La scelta del materiale è stata effettuata in base alle prescrizioni della sovrintendenza ed i lavori termineranno entro la fine di maggio. Oggi abbiamo iniziato quindi ad apporre il cordolo e riusciamo quindi finalmente a sostituire i New Jersey bianchi, pente rossi che sono stati per parecchio tempo via provvisoria su via Pente Caraccio, diciamo, con questa pietra concordata con la soprintendenza. Diciamo, il cordolo è previsto dalle normative 20 settore ed è utilizzato in Italia, all'estero, in maniera normale. Come vedete si tratta di un piccolo parallelepipedo, in realtà alto, che uscirà fuori terra intorno a 18-19 cm e largo 20-50 cm, che consente sia di ridare dignità alla strada, sia anche di consentire il flusso ciclabile che venga effettuato in maniera con sicurezza.